Questa sera a Real Monte abbiamo portato in scena una breve pièce teatrale dal titolo Memoria a confronto, dove abbiamo messo a confronto proprio quella che è stata la testimonianza di un sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz rispetto a un ex SS negazionista. Abbiamo coinvolto la comunità realmontina che ha partecipato con grande spirito proprio di sacrificio, perché in così breve tempo siamo riusciti a realizzare questa breve opera che però voleva lanciare un messaggio per il ricordo delle vittime dell'Olocausto. Non posso che esprimere la mia soddisfazione per l'ultima attività conclusiva, per non dimenticare, proposta dal Comune di Real Monte in occasione delle giornate della memoria. Siamo partiti il 27 con una programmazione che vedeva attori ragazzi presso l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Real Monte. Per questo ringrazio il dirigente scolastico, i professori, i ragazzi e le famiglie. A seguire è stato proiettato un film presso l'aula consiliare del Comune di Real Monte. A seguire un racconto da chi ha vissuto lo scempio dei nazisti, posto in essere dai nazisti, e che io ricordo che Real Monte ha dato un grandissimo contributo in nome della libertà, e quindi anche a Real Monte gente, ragazzi allora, hanno vissuto questa drammatica, orribile esperienza dei campi. Stasera, grazie a una proposta della FIDAPA, abbiamo assistito a una rappresentazione che appunto aveva lo scopo di ricordare da un lato e dall'altro di mandare un messaggio di speranza. Si conclude con un abbraccio di chi è stato prevaricato, quindi gli ebrei, e del prevaricatore, i nazisti in quel caso, che hanno gettato quindi i loro elementi distintivi, e con un abbraccio hanno cantato insieme la libertà e la unione dei popoli. Quindi ribadisco la mia soddisfazione. Real Monte è una comunità che, io ho detto più volte, va nella direzione della bellezza, e per noi bellezza è questo: lavorare in squadra per fare delle attività che possano contribuire a un futuro, come sempre dico io, un tassellino di crescita in un puzzle di futuro.